Buonasera dalla Casa dell'Energia e bentornati a Nero su Bianco, presentato come sempre dalla Fonderia delle Idee. Sapete ormai che ogni mese abbiamo un personaggio del mese, un personaggio magari da conoscere come in questo caso perché è il presidente della Neonata Camera di Commercio di Arezzo Siena, Massimo Guasconi. Benvenuto. Buonasera, buonasera a tutti, grazie. Accompagnato dal segretario generale, eh, già della vecchia Camera di Commercio di Arezzo, è confermato anche nella nuova Camera di Commercio allargata, il dottor Giuseppe Salvini. Buonasera a tutti, buonasera. E poi ci sono i nostri Fabio Moriti, direttore della Casa dell'Energia, e David Faltoni. Buonasera a tutti. Allora, io chiederei subito al, al Presidente, così, prime impressioni, eh, anche perché passerà comunque alla storia, come il primo Presidente, di questa nuova Camera di Commercio di Arezzo Siena. Ecco, le prime impressioni anche del, del territorio di Arezzo e di questa realtà che ha accorpato comunque già due Camere di Commercio piuttosto importanti della Toscana. Sì, con la fusione abbiamo chiuso una storia di oltre 150 anni delle delle due Camere di Siena e di Arezzo. Eh, ovviamente siamo nate, erano nate le Camere eh, nel 1861, sostanzialmente all'Unità d'Italia e con la fusione abbiamo chiuso questo lunghissimo, lunghissimo percorso di vita. È nata una nuova camera importante, molto grande, la più grande della Toscana per estensione, ma anche come, come peso, peso ovviamente imprenditoriale, visto il numero delle imprese che ricomprende, sono oltre 83.000. Quindi abbiamo un dato davvero rilevante. Il clima che si respira e che abbiamo respirato anche nella fase di fusione è stato molto buono, è stato un percorso a cui hanno partecipato tutti gli attori, le associazioni di categoria, gli ordini professionali, ovviamente il movimento dei consumatori, i sindacati dei lavoratori, diciamo, tutti gli elementi coinvolti nella eh, fusione camerale con eh, ripeto, una, un clima di, assolutamente positivo e questo ovviamente è stato molto di aiuto a, a, così, a percorrere appunto, un, un tragitto che non era né scontato. Né, né semplice, quindi, nella complessità, almeno questo diciamo, è l'aspetto che registriamo con grande soddisfazione. Vogliamo fare anche una piccola presentazione per il pubblico di Arezzo, anche ecco, di, di Massimo Guasconi, prima di questo incarico. Io ero, sono stato il presidente della Camera di Commercio di Siena, eh, per, dal, sono il presidente dal 2009 della Camera di Commercio di Siena e eh, ho proseguito in questa, in questa attività con, appunto, con la fusione, con questo, con questo ruolo. La mia provenienza è dal mondo artigianale, sono stato presidente della CNA, Confederazione Nazionale Artigianato di Siena, dal 2001 al 2009 appunto e, e proprio attraverso questo ruolo e questa veste poi ho proseguito all'interno della, della Camera di Commercio di Siena prima e adesso di, di Arezzo Siena. Dottor Salvini, intanto vogliamo eh, anche noi come TV fare le più sentite condoglianze. Al, al past president della Camera di Commercio di, di Arezzo in particolare Andrea Sereni per la scomparsa del padre di vero cuore da parte di tutti noi sì. e della, della nostra redazione ci uniamo al suo dolore e della sua famiglia eh, dicevo, ci eravamo visti eh, proprio in prossimità dell'inizio dell'anno ecco, come, come proseguono ecco, questi primi passi di questa nuova Camera di Commercio? Ah, guardi, sono stati e sono mesi molto intensi perché abbiamo dovuto approvare in questi frangenti tutti gli strumenti organizzativi, dallo Statuto ai regolamenti di funzionamento al piano di attività al bilancio per l'esercizio 2019. Quindi, degli atti fondamentali che tracciano la strada su cui poi si dipanerà il percorso della nuova Camera di Commercio. Innanzitutto, il bilancio. Noi abbiamo. Predisposto un bilancio in una logica di continuità con tante attività anche presenti sul territorio retino negli anni scorsi idem su Siena, quindi una logica di continuità con quegli strumenti, con quelle iniziative di valorizzazione turistica, del marketing territoriale, delle produzioni tipiche e di eccellenza dei rispettivi territori. E qui anche un elemento importante è venuto fuori dal fatto che la fusione con le economie di scala conseguenti, io vorrei ricordare la fusione imposta per legge, questo è un elemento che va sottolineato, ci ha comunque consentito di fare delle economie di scala importanti che si sono tradotte a livello di bilancio in risorse aggiuntive che si sono liberate e quindi si sono messe a disposizione degli interventi su due territori. Quindi è un percorso ancora in itinere. Importante, come dicevo complesso perché ci sono anche ora degli elementi di complessità, però ecco l'abbrivio che gli abbiamo dato grazie alla collaborazione delle categorie che operano nei rispettivi territori, grazie anche alla maturità del personale delle Camere di Commercio che ripeto mantiene un presidio di prossimità nelle rispettive sedi, quindi l'impresa al centro, l'impresa avrà a disposizione come l'aveva prima gli uffici, tutti gli uffici di prossimità delle due sedi nei rispettivi territori. Quindi nessun disagio per l'impresa, andiamo avanti con alcune economie di scala che ci consentono peraltro investimenti maggiorati. Davide, tu eri stato l'altra volta, se non ricordo male, un po' critico o anche timoroso di questo, di questo accorpamento, hai cambiato idea alla fine perché abbiamo sentito, cioè per le imprese, per chi si deve rivolgere alla eh, carica Commercio non è cambiato niente. Oggi con, oggi con il Presidente della Camera di Commercio abbiamo, siamo, ha partecipato, abbiamo partecipato al convegno organizzato dagli Avvocati e dai Commercialisti d'Arezzo sul nuovo codice della crisi d'impresa, quindi sul decreto legislativo 14 che attribuisce proprio alle Camere di Commercio tutto un nuovo ruolo, tutta una serie di, competen di nuove competenze. Quindi ora, non so poi dopo se. Il direttore vorrà dire qualcosa su questo decreto legislativo, ma ecco, mh, ho ricordato questo per far presente la contraddizione, perché da un lato prima si è provveduto quasi a smantellarle le camere di commercio, quindi a, ri, a ridurgli le entrate e anche le spese, quindi poi a corparle, ora improvvisamente gli si, dà, gli si attribuisce un ruolo che quando questa norma andrà a regime, quindi tutto un sistema di, effettivamente di controllo sulle imprese, eh, le quali prima che cadano in stato di crisi, secondo questo, quanto dispone questa norma, eh, dovrebbero aderire a delle procedure eh, di, eh, volte proprio ad evitare lo stato di crisi. E, in questo, e qui avrà un ruolo importantissimo la Camera di Commercio, quindi la Camera di Commercio che diventerà questo eh, strumento che dovrebbe garantire la prevenzione contro la crisi di impresa. Quindi ribadisco, eh, credo che veramente siamo di fronte ad un legislatore schizofrenico perché non è possibile pri, eh, da un lato, perché anche questo accorpamento, quest accorpamento che dall'altro lato l'attribuzione di queste competenze direi non solo importanti ma molto dovranno essere molto vicine al territorio ecco credo che ver sia veramente un controsenso quindi mh, presto assisteremo come d'altronde stiamo già vedendo con la super, con la slona eccetera a delle de di nuove frammentazioni no? quindi per ogni zona viene creato delle nuove subunità, quindi alla fine non si capisce il motivo per cui si siano dovute prima unire e poi dopo di fatto riscindere, non credo che il problema fosse stato avere tre presidenti e il costo dei presidenti, non so nemmeno se è una carica onorifica o retribuita, comunque sia non si capisce veramente per quale motivo, quindi credo che non sia stata una scelta azzeccata, e, ma mi sembra di poter dire che le scelte fatte in quel periodo, vedi le province, vedi tante altre cose, non ce ne sia una sta che, sia, che abbia dato né i risultati sperati e soprattutto che se ne intraveda la possibilità di un futuro ampliamento, anzi io direi che veramente fosse possibile dovremmo già cominciare a pensare a tornare indietro. E siete pronti per queste competenze che diceva David Faltoni? Non so chi vuole rispondere. Prego Presidente. Sì, che stiamo... Ci stiamo ovviamente attrezzando, è una funzione nuova, è chiaro che abbiamo la necessità anche di capire effettivamente come poter strutturare questo innanzitutto percorso di ascolto, perché ovviamente si tratta della, della crisi da solo indebitamento, quindi la Camera dovrebbe essere in grado di attivare quelle procedure con, in anticipo, prima che ovviamente. Il, la crisi vera dei flagri, quindi per cercare di eh, operare eh, un, diciamo, in un'ottica di salvataggio preventivo quella che dovrebbe essere appunto la, la necessità dell'impresa. È ovvio che, ripeto, dovrà essere importante capire quella fase d'ascolto come poterla eh, strutturare, ovviamente qui non possiamo, le Camere da sole non possono operare, naturalmente occorrono. La, il concorso diciamo, dell'attività dell'associazione di categoria, eh, degli ordini professionali che ovviamente devono e possono essere davvero i primi contatti con i quali eh, l'impresa eh, ovviamente si confronta sulla, sul proprio stato, sulla propria situazione e ovviamente le Camere però cercare davvero di eh, mettere insieme un po' questo puzzle questa, di informazioni e, e di poter ripeto, intervenire attraverso questo, questo percorso che dovrebbe essere virtuoso e cercare davvero di non arrivare, non far arrivare. La, la crisi di impresa a deflagrare quindi in questo ci stiamo ovviamente strutturando insieme a tutte le altre strutturazioni che ricordava il segretario generale questa è una di quelle a cui saremo chiamati con per carità con tutte le difficoltà del caso ma insomma anche con tutta la buona volontà che ci contraddistingue e con le professionalità che abbiamo che sono sicuramente all'altezza di far fronte a questa domanda Dottor Salmini, vuole aggiungere... Sì come diceva il Presidente noi ci stiamo attrezzando per questa competenza che vorrei ricordare si inserisce nel solco di altre competenze Competenze importante di natura come dire paragiurisdizionale. Io vorrei ricordare per esempio le competenze in tema di arbitrato, di mediazione, di conciliazione che storicamente il sistema delle Camere di Commercio ha come attribuzione di legge. Quindi si inserisce in un alveo di rapporti naturali che la Camera di Commercio ha col sistema delle imprese, col mercato in senso più largo, quindi anche i consumatori, il mondo produttivo in senso più lato. Ci stiamo attrezzando, ovviamente anche in questo caso terremo di conto di quelle che sono le peculiarità territoriali. Come dicevo la nostra declinazione della riforma è l'attenzione come prima, forse più di prima, ai territori. Quindi servizi sui territori, arbitrate e conciliazione si fanno ancora nei rispettivi territori, marchi, protesti. Funzioni metriche, quindi tutta la funzione di regolazione del mercato che noi facciamo come Camere di Commercio, dalle ispezioni sui distributori di carburante al titolo dei metalli preziosi, all'etichettatura dei prodotti, quindi funzioni importanti di regolazione del mercato, le facciamo pienamente dentro i rispettivi territori. Questa è l'interpretazione che abbiamo voluto dare ecco, appunto di questa riforma che ha interessato le Camere di Commercio. Fabio Mori, da, da, da giovane imprenditore che, che cosa hai da chiedere, che cosa ti aspetti? Sì certo, noi qui dentro oggi ci troviamo in un esempio di imprenditoria giovanile, diciamo Under 35. Ho visto che sono state varate vari diciamo, metodi di, di sussidio all'imprenditoria giovanile, ho visto questo governo che mi sembra che abbia, abbia fatto tanto in materia. Mi rendo anche conto diciamo, come... Diciamo, Forse in itinere qualcosa si, si può vedere. Ecco, ho visto che gli ultimi dati vedono un numero di circa 180.000 imprese in Italia con la presenza di Under 35, però ho visto anche una leggera flessione negativa, quindi vediamo che si, si fa fatica, soprattutto noi giovani. Questo perché abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo un accesso al credito che non è sempre, che non è sempre facile. Io nelle scorse puntate lo ricordai quando cercavo un aiuto per, per aprire qui dopo la, la vittoria del bando pubblico, ho trovato tante porte chiuse da istituti bancari e ho dovuto appunto far ricorso a degli aiuti da aziende private. Ecco, io mi chiedo, chiedo al direttore, chiedo al Presidente, insomma, se per voi, e sicuramente è una domanda retorica, insomma, aiutare l'imprenditoria giovanile in questo Paese, in questa realtà regionale, eh, e in questo, in questo tempo è importante come si può fare e che cosa diciamo, avete in mente di fare Prego Presidente Prego. Prego. Ma, Allora io Prego. ovviamente darò magari qualche sì, dato poi sì. lo potrà dare meglio il Segretario Generale è chiaro che l'impegno verso l'imprenditoria giovanile e anche non solo anche quella femminile ricordiamo anche che sono sempre considerate diciamo, delle forme eh, imprenditoriali che in qualche modo possono essere affiancate anche con degli strumenti speciali quindi noi eh, storicamente, da sempre le Camere hanno eh, supportato questo tipo di attività. L'abbiamo fatto quando potevamo anche agire ehm, all'interno di funzionalità che oggi con la riforma ci sono state precluse, ad esempio con quello dell'affiancamento al mondo del credito, ad esempio abbattendo, partecipando attraverso eh, l'immissione di risorse proprie all'abbattimento all di eh, appunto tassi di interesse, quindi di forma appunto, di agevolazione, come appunto, ci ricordava prima. Per, sia per l'accesso al credito ma anche per il costo del denaro e quindi per la facilità poi di poter in qualche modo improntare eh, le forme appunto, di finanziamento di questa attività. Quindi ehm, questi sono stati da sempre i nostri impegni eh, come dicevo oggi, ridotti in questo senso, abbiamo però partecipazioni in eh, es diciamo, eh, esperienze e eh, opportunità che magari sono più relative ai territori, faccio un esempio su Siena, eh, su un TLS, noi abbiamo Toscana Life Science che è un incubatore di impresa ovviamente all'interno del quale i principali spin-off eh, o comunque le start-up che si vengono a creare che trovano eh, ovviamente una, una casa, almeno per i primi tre anni, eh, che sono poi come sappiamo eh, la durata dell'esperimento dell e dell'esperienza diciamo, delle startup di impresa. E sono principalmente eh, aziende eh, giovanili, quindi Arden 35. Per cui l'impegno ovviamente è, eh, è forte, forte anche nel settore della formazione, anche qui abbiamo la necessità di fare formazione per la cultura d'impresa, e anche questo credo che sia l'abbattimento di una eh, barriera eh, davvero importante per far sì che appunto, si mh, possa promuovere la formazione di impresa, impresa giovanile. E, e ecco in tutto questo la Camera insomma, è, è sempre particolarmente attiva e si confronta comunque con un dato eh, che vediamo, ripeto i numeri di della Gazzetta Generale, ma ricordiamoci che ad esempio le imprese giovanili che si formano anche se sono in leggera flessione con il dato, diciamo, in linea con quello nazionale, ma ad esempio sono uh, imprese più strutturate, sempre si formano attraverso società di capitali e non eh, società di persone addirittura ditte individuali come magari era più facile farlo in passato, quindi un po' più robuste sotto l'aspetto diciamo, della visione imprenditoriale che ovviamente anche noi cerchiamo di poter trasferire. C'è la pubblicità e poi partiamo dai numeri. Il nuovo insieme dalla eh, Casa dell'Energia di Arezzo con il eh, Presidente della Camera di Commercio di Arezzo Siena Massimo Guasconi, il Dottor Salvini che ci stava dicendo, anzi ci deve ancora dire, i numeri di queste imprese giovanili, che succede, c'è una flessione, c'è un aumento? Allora, guarda, il tema delle Imprese giovanili si riassume in un dato, in provincia di Arezzo sono circa 3.300 le imprese under 35 che operano nel territorio. I giovani ci stanno indicando anche la traccia per il futuro, il percorso di sviluppo futuro. Tant'è che la maggioranza delle imprese giovanili, tantissime imprese giovanili, si stanno formando su due direttrici particolari che sono il turismo. E tutto quello che è inerente alla rivoluzione digitale, quindi da webmaster a strutture per appunto accompagnare le imprese come servizio alle imprese su questa avventura, su questa rivoluzione rappresentata dal digitale, quindi delle ben puntuali direttrici di marcia, i giovani ce li stanno indicando. La Camera di Commercio sta cercando di sostenere insieme al supporto delle categorie economiche le imprese giovanili tramite un'assistenza alla creazione di impresa, tramite tanta formazione. Come dicevamo prima, l'informazione e la formazione sono fondamentali perché oltre il 40% delle imprese giovanili si perde al terzo anno. Quindi partire bene, con le nozioni, con le competenze con eventualmente come dicevamo prima il supporto necessario del credito è fondamentale per garantire all'impresa un percorso il più lungo possibile Sulle partite IVA visto che c'è stato anche l'innalzamento di tetti soprattutto per il, con il regime forfettario c'è stata un'impennata o no? Guardi, il, il dato non registra particolari impennate da questo punto di vista. Io, in, in linea più generale, vorrei dirle che il dato numerico delle imprese operanti in provincia di Arezzo ha avuto addirittura una limatura nel 2018, si, si è registrato un arretramento fra iscrizioni e cessazioni di 132 aziende, sono oltre 45.500 le imprese operanti in provincia di Arezzo, però c'è stata questa limatura di circa 130 unità, soprattutto ascrivibile all'universo delle ditte individuali e delle società di persone. Le società di capitale invece aumentano, segno che l'impresa cerca di strutturarsi al meglio con autonomia e solidità patrimoniale per affrontare al meglio le sfide del mercato. Quindi più forme giuridiche, più come dire, strutturate come sono le società di capitale, stanno calando invece, sono molto meno ogni anno che passa le ditte individuali e le società di persone. Vediamo un attimo come va l'export questo servizio con i dati dei distretti, gli ultimi noti ovviamente di, di qualche tempo fa, però danno un, una fotografia. Vediamo un attimo. Se l'export toscano va assegnando una crescita nei primi nove mesi del 2018, quello aretino in controtendenza soffre. La Toscana è infatti la terza regione, dietro solamente a Veneto e Piemonte, per valore assoluto di esportazioni distrettuali in Italia, con un incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente di oltre 180 milioni. Tra i distretti ancora in difficoltà ci sono proprio quello della pelletteria e calzature di Arezzo, meno 27,5% per oltre 124 milioni, quello relativamente all'oreficeria che segna invece una flessione del 2,3% pari a 33 milioni di euro, questi dati del monitor distretti realizzato da Cassa di Risparmi di Firenze relativa ai primi mesi del 2018. Le esportazioni distrettuali toscane hanno raggiunto un nuovo punto massimo con un valore pari a 12 miliardi di euro che passa a 13,7 considerando anche il polo della farmaceutica complessivamente più della metà delle vendite all'estero di prodotti toscani è infatti legata a specializzazioni distrettuali. Nel periodo che va da gennaio a settembre 2018 la crescita regionale è stata dell'1,6% tra i distretti però che non riescono a replicare i risultati dell'export del 2017, appunto la pelletteria e calzature e oreficeria retina Tra i mercati la Svizzera si conferma il primo di destinazione con 1,8 miliardi di euro più 28 Sostenuta dal comparto moda che utilizza questo mercato invece come polo logistico. Come secondo mercato si conferma la Francia che mantiene invariato il valore del 2017, mentre risultano in contrazione le esportazioni verso gli Stati Uniti che risentono in particolare del calo di export del distretto della pelletteria e delle calzature di Arezzo e dell'olio toscano. Presidente, chiaramente qui è un, territorio, questo è un territorio che è molto legato all'export, soprattutto anche per il, il settore geografico. Ci sono sempre variabili anche complicate da interpretare no? quando ci, ci sono dei cali. Eh, che cosa si può dire se siete preoccupati ecco, da questi dati, da quelli parziali che magari vi stanno arrivando? Beh, allora l'export è sicuramente un dato importantissimo, lo, lo vedo qui con anche il dato di, aggregato diciamo, dei territori di eh, Arezzo-Siena. Consideriamo che insomma, stiamo parlando di una proiezione di circa 8 miliardi di, 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 di fatturato export, quindi è un dato importantissimo se riportato anche su quello del dato regionale che appunto è stato appena rappresentato. Eh, abbiamo questa doppia faccia, nel 2018 fino. Ai primi tre trimestri, quindi fino al 30 di settembre abbiamo avuto dati ehm, almeno per alcuni settori molto positivi. Mi riferisco al vitivinicolo, ovviamente molto più operanti su Siena o al farmaceutico, anche questo, camperistico, sono i tre comparti principali delle esportazioni senesi. Su appunto quelli legati al made in Italy, soprattutto alla pelletteria, come veniva detto, e quello anche relativo all'oro, eh, su Arezzo già avevamo avuto appunto delle indicazioni un po' di flessioni anche importanti. Eh, dobbiamo dire che quello che abbiamo come quarto, dato come quarto trimestre purtroppo è un dato che comunque ci rappresenta e ci consegna eh, un cambio di tendenza eh, totale, cioè purtroppo eh, anche in quei settori che avevamo avuto segni di vitalità. Eh, si registreranno, e i dati saranno diciamo, disponibili da qui a, a pochi, pochi giorni, delle, delle performance negative. Quindi la preoccupazione è sicuramente forte, forte perché c'è una situazione internazionale che ovviamente sconta delle tensioni che eh, esistono tra i paesi principali, principali eh, noi, eh, diciamo, su cui noi principalmente esportiamo, quindi dagli Stati Uniti alla, alla Cina, sto parlando perché... Sulla Cina abbiamo ovviamente anche molti interessi, eh, quindi non solo da import come possiamo immaginare, ma anche di esportazione. E purtroppo, anche notizie di questi giorni, vediamo che si stanno aprendo dei fronti, ad esempio tra America e eh, India, ad esempio, e quindi diciamo, tutto questo non dà quella tranquillità al, eh, agli attori internazionali per una libera circolazione di merci. Quindi, sono sicuramente segnali importanti che però dovremo misurare quindi alla fine del, dell'anno, quindi quando avremo disponibile il quarto trimestre e soprattutto capire davvero se queste direzioni che ha preso eh, le esportazioni siano davvero strutturali e che eh, non possano essere in qualche modo modificati nel breve tempo. Anche per capire, no, dottore, se ci sono altre zone che ecco, hanno beneficiato, cioè al, al, al callo magari de, de, del nostro distretto magari si accompagna l'aumento di altri distretti, anche non italiani. Eh? Guardi, il quadro che noi stiamo rilevando, come diceva il Presidente, soprattutto negli ultimi mesi dell'anno, è un quadro a livello mondiale di rallentamento diffuso. La Germania, locomotiva d'Europa, ha fatto registrare per due, i due trimestri finali dell'anno un rallentamento del prodotto interno lordo, la Cina il rallentamento, gli Stati Uniti il rallentamento, quindi ci attendiamo noi, e i, dati, i primi dati ce lo stanno confermando, un rallentamento. Della crescita dell'export. Io vorrei ricordare che la nostra provincia è fra le prime tre in Italia per intensità di export in rapporto alla popolazione, è una provincia apertissima sui mercati del mondo, quindi è evidente che ogni minimo rallentamento dell'andamento globale ha un trasferimento immediato sulla nostra uh, situazione. Questo è un po' il dato eh, di riferimento. Ciò non toglie che sul territorio ci sono delle imprese leader, veramente leader, e penso alla moda, penso ovviamente all'oreficeria, penso anche alle eccellenze vitivinicole. Ovviamente sono dei brand tipici del Made in Italy che ci danno, anche se ci sarà una fase di rallentamento, delle garanzie di tenuta quantomeno e di tranquillità perché sono ripeto, dei brand così affermati per quanto riguarda il Made in Italy nel mondo che danno abbastanza garanzie per quanto riguarda anche tutto il fasonismo, tutta quella filiera di piccoli e medi ormai imprese che lavorano per i grandi marchi. Quindi da una parte diciamo, i grandi marchi, le grandi imprese che diciamo, stanno andando bene, al di là magari qualche eccezione, però complessivamente si può dire così, e le, le piccole e medie imprese vanno meglio quelle che lavorano per questi grandi gruppi? Così possiamo, Beh, eh. È una situazione, come spesso diciamo, molto selettiva. Sì. L'attuale fase di cambiamento è iperselettivo. Tendenzialmente vanno bene le imprese che riescono a presidiare i mercati del mondo, piccole, medie o grandi, a prescindere dalla dimensione se sei presente sui mercati. Perlomeno fino ad ora si è preso l'onda lunga di un commercio mondiale che era Florido. Ora c'è una fase di rallentamento, ma fino all'altro ieri c'era un commercio mondiale, un PIL mondiale in crescita. Diverso è il discorso per le imprese che guardano il mercato domestico. Lì lo diciamo da tempo, il mercato domestico è fermo, i consumi delle famiglie sono fermi, la propensione al consumo è molto contratta. Quindi c'è una diversificazione della situazione fra chi opera. Meglio con un marchio conosciuto ovviamente su mercati mondiali e chi opera sul mercato domestico. La vera differenza la fa al momento questa eh, duplice differenziazione. Davide, la situazione, tu come la vedi, dal tuo osservatorio, che ovviamente parli con imprenditori, eh, parli con tante persone, che, che, che cosa hai mente? vorrei fare una precisazione. Sì perché te prima hai lanciato sì. una provocazione al dottor Salvini che lui correttamente non ha accolto. <ride> no, mi spiego, gli hai chiesto se l'attuale regime forfettario, sì, quello sì. che dovrebbe essere la cosiddetta flat tax sì. della Lega, aveva spinto l'apertura la, la, di partite IVA, ma evidentemente non lo vede la Camera di Commercio perché sono tutte partite IVA. Che vengono aperte per attività pseudo professionali quindi o con albi professionali oppure senza albo professionale ma comunque non passano, da non voi. passano dalla camera di commercio quindi la camera di commercio non lo vede te sei un giornalista sì, sai benissimo esatto. che potresti essere un giornalista dipendente e guadagnare 50.000 euro e paghi il 43% di it, più le addizionali invece se prendi la partita IVA ora pagherai il 15% quindi direi che c'è stata una, una certa espansione di queste, eh, quindi la trasformazione di rapporti, quindi la simulazione di rapporti professionali che di fatto sono rapporti subordinati. Sì, ecco. Poi per quanto riguarda l'attuale situazione, come io credo che l'attuale situazione sia abbastanza drammatica. Ora il dottor Salvini diceva giustamente che, ma come dicono anche i nostri politici, li sento tutti i giorni, che l'attuale difficoltà dell'Italia sarebbe dovuta principalmente al rallentamento dei mercati stranieri. Il che sarà anche vero anche perché noi, la nostra è un'economia che teme, negli ultimi anni è sopravvissuta con le esportazioni, però, e quindi giustamente ha detto il dottor Salvini, non c'è il consumo interno, e' qui il dramma, che noi non riusciamo più ad avere un mercato interno, a cominciare dal mercato immobiliare, da, eh, lo vediamo nel commercio, io vedo tutti i giorni che vado nel centro, da qualunque parte, vedo che i negozi chiudono, vedo Saracines che è chiuso, oramai non si, più, non si fa più in tempo, a, cioè veramente eh, si, sta la, si sta desertificando la città, quindi, Evidentemente la, non è la colpa della Camera di Commercio, eh? assolutamente credo che la Camera di Commercio stia facendo tutto quello che è nei propri compiti e nei propri poteri. Qui il dramma sono le scelte politiche e forse anche le ultime scelte politiche se è vero, come ci viene detto, che tutto il resto d'Europa comunque continua a crescere sopra l'1% e noi stiamo andando sotto lo zero, quindi noi si decresce, io credo che delle responsabilità di chi sta governando questo paese in questo momento siano, ci siano, perché non si spiega altrimenti come è possibile che il resto d'Europa cresce pur in un contesto internazionale difficile e noi si sta sprofondando. Arezzo credo che... All'interno anche della Toscana, ma anche nel rapporto con altre città, soffra molto questa situazione. Il mercato immobiliare è soggetto ad un vero e proprio tracollo. E una delle risposte sta nei numeri. Basta andare a guardare l'anagrafe di Arezzo, si scopre che da dieci anni, dal 2006 ad oggi, si è perso diverse migliaia di abitanti quindi evidentemente una città che continua e si continuano a perdere abitanti evidentemente i immobili aumentano rispetto al numero dei abitanti che si diminuisce e nessuno li compra e, e questo poi secondo me è un po' il serpe che si morde la coda perché andando a vedere in altri contesti delle città più grandi ma lo stesso, la stessa Firenze non si vede, non si vede un... Una difficoltà come si vede qui ad Arezzo, insomma, vede, a Firenze anche nella zona industriale eh, vicino all'aeroporto, cioè, si vede costruire tanti palazzi anche solo direzionali. Io penso che Arezzo, che non si vede più costruire un, un palazzo direzionale, non so quanti anni sono, e soprattutto ce ne sono alcuni iniziati, mai finiti, mai finiti eh, che eh, sono, eh, abbandonati, eh, sì. sono abbandonati lì. Questa la dice eh, lunga sì. sullo stato di questa città. Quindi, eh, ripeto, secondo me la Camera di Commercio deve puntare molto anche sulla formazione e sull'indirizzo. Non so quante risorse abbia per finanziare nuove iniziative, quante risorse possa destinare proprio per sostenere questa economia che sta eh, ridotta in queste condizioni. Però, insomma, ecco, questo magari ce lo possono dire loro, se ci esistono anche forme di finanziamento. È previsto proprio di incentivo a chi vorrà fare impresa, che, diventa sempre più, che comunque è comunque sempre più difficile fare impresa in questo Paese. Rispondiamo tra poco. Ben trovati ancora dalla Casa dell'Energia. Eh, diceva prima il dottor Salvini del turismo come un fronte, un settore emergente. Eh, allora chiedo alla, al presidente come, come si sta sviluppando, che dati abbiamo. Allora, sul turismo abbiamo dati eh, che sono negli ultimi anni eh, costantemente in crescita. Questo ovviamente forse più marcatamente evidente su Siena. Eh, rispetto diciamo, alla, eh, a quella che è la realtà retina che comunque sta crescendo. Ovviamente ehm, stiamo cercando anche di mettere insieme un po' i dati che sono caratterizzanti del settore, a cominciare dall'offerta di posti letto, dalla qualificazione, quindi qualità dei posti letto ad esempio, ma anche di tutte quelle eh, attività, eventi che ehm, ovviamente da una parte tendono a valorizzare anche produzioni o comunque eccellenze o eh, aspetti, a cominciare da quelli culturali, architettonici, quindi dei beni che sono presenti sul nostro territorio e il turismo, quindi per far sì che eh, comincino dei comparti a parlarsi per essere produttivi di effetti positivi gli uni con gli altri. Ecco, su questo ovviamente credo che possiamo lavorare molto bene eh, per il futuro, cercare anche di coprire quelle eh, evidenti carenze che si stanno manifestando nel settore come appunto ci veniva ricordato, ad esempio il settore del commercio che effettivamente sta scontando una grande difficoltà, ovviamente dovuta a un rallentamento, anzi direi eh, un immobilismo nei consumi interni e anche un cambio di abitudine, di abitudine al consumo, pensiamo anche a che cosa significa eh, il commercio online, che cosa significano proprio cambiare completamente il modo di scegliere e reperire beni o servizi. Quindi, è chiaro che ci dobbiamo scontrare con un cambio, un cambio di pelle anche all'interno di questi settori. Eh, credo che comunque, ripeto, con quello che può mettere insieme mh, diciamo, il, nostro, il nostro territorio, Arezzo, Siena anche ovviamente, ma anche il territorio quindi fuori da quello che sono le esperienze del capoluogo, anche con le nostre eccellenze proprio diffuse, io credo che davvero si possano cominciare a ragionare, si possa cominciare a ragionare e a ottenere appunto buoni risultati anche per compensare questi elementi di criticità che sono stati ricordati fino adesso. Si legge anche, eh, dottore Salvini, eh, si diceva prima anche del digitale, di questa sfida del digitale, si leggono anche che, sarà, che saranno sicuramente gli scenari anche non tanto futuribili, legati ad esempio all'intelligenza artificiale, alla robotica e via dicendo. C'è qualche segnale nella nostra provincia, in, diciamo, di questi settori un pochino più avveniristici o ancora prematuro? Guardi, noi abbiamo qui eh, delle imprese leader, oggi aruba, tanto per fare sì. un esempio, un'impresa leader sul digitale che assurda le cronache nazionali. Peraltro la riforma delle camere di commercio ha dato una spinta proprio alle camere per intervenire su questo tema. Noi in tutte le camere di commercio d'Italia abbiamo avviato da qualche tempo questi punti impresa digitale che sono dei punti di prima informazione, prima assistenza alle imprese che si vogliono affacciare alle grandi opportunità dell'economia digitale. Quindi facciamo come dire, una prima assistenza, un orientamento anche sui finanziamenti che su questo tema ci sono. Peraltro, anche noi, come Camera di commercio di Arezzo Siena, al pari di altre Camere di commercio, abbiamo fatto dei bandi per finanziare si parlava prima di finanziamento anche alle, giovani, alle imprese giovanili per finanziare le. Le imprese che vogliono intraprendere la strada del digitale, quindi servizi di consulenza, servizi di acquisto di macchinari, con fondi per, per l'anno in corso per 10.000 euro a impresa, quindi un'attenzione della Camera verso queste imprese che rappresentano come dire, il futuro. I giovani ce lo stanno indicando, molti giovani intraprendono questa strada. Io vorrei ricordare che. 70-80 milioni di consumatori europei ormai acquista stabilmente online, quindi sta cambiando veramente pelle anche il modo di acquistare il mondo, lo stesso mondo del commercio sta cambiando, il web è un'opportunità straordinaria. Siamo in ritardo, considerate che solo il 16% delle imprese aretine è attrezzato per vendere online i propri prodotti, quindi magari ha un sito ma non può fare il pagamento online. C'è una prateria davanti a noi da occupare, questa è una grande opportunità per le imprese. Abbiamo prodotti eccezionali, eccellenze straordinarie, questa fase della commercializzazione che forse qualche volta manca può essere integrata anche dal digitale. Poi abbiamo un servizio che ci permette anche di entrare nel, nel tema delle, delle infrastrutture, perché il turismo è, è, è chiaramente viaggia, anche se poi i luoghi sono facilmente o, o, o raggiungibili in modo insomma, non troppo difficoltoso. Eh, rivediamo la visita di Rossi, del governatore Rossi a, per quanto riguarda l'E45 anche con l'aiuto a queste imprese che la regione ha dato, imprese che insomma eh, oggettivamente sono state in ginocchio per la chiusura temporanea del eh, viadotto Puleto e poi da qui andiamo anche sul tema della Due mani un ristoro da parte della regione toscana finanziamenti alle aziende delle aree di servizio che sono lungo il tratto della e45 chiusa al traffico pesante dallo scorso 16 gennaio per il sequestro del viadotto puleto questo è l'annuncio del presidente della regione toscana enrico rossi che fa di persona tornando a pieve santo stefano abbiamo fatto una legge che abbiamo portato in giunta, adesso va al Consiglio, con cui stanziamo 300 mila euro per rifondere, e poi se ci sarà necessità ovviamente anche di più, per rifondere eh, le aziende che sono state danneggiate dal fatto che è stata chiusa la strada, insomma le aziende frontaliere. E naturalmente il rimborso è sul fatturato, tolti i costi variabili, altrimenti si, paga dove si pagherebbero due volte, non è, insomma è giusto toglierli e con l'impegno a non licenziare, e quindi i lavoratori da questo punto di vista saranno tutti garantiti. Poi abbiamo predisposto un pacchetto di sostegni finanziari all'economia che andranno avanti a prescindere anche dal tempo di ripristino, di riapertura della strada anche al traffico pesante. La Regione ha previsto interventi anche con il microcredito per le imprese artigiane fino a 20.000 euro e fondi rotativi per le imprese più grandi e soldi anche per la promozione del territorio. Però se la riapertura al traffico pesante non dovesse concretizzarsi nei tempi annunciati dal Ministro tornerete a, a, in piazza o comunque a manifestare? Assolutamente sì, questo allora, aspettiamo i 30 giorni, ormai una settimana, una settimana è passata e ci dice Anas che, che stanno operando e capiamo quali saranno gli sviluppi dei lavori. Ma se questo non, accadesse... se non accade siamo presenti, attenti che tutto si sviluppi nel giusto modo. Presidente, la Camera di Commercio da sempre, eh, anche con tutti i suoi pre cioè, presidenti, è sempre stata molto sensibile al, al tema delle infrastrutture e della Due Mari eh, in particolare. Eh, C'è qualche speranza di <ride> vedere qualcosa di, ecco, di, di concreto? Tra l'altro, il tratto eh, appunto, del Sen tra Siena e Grosseto insomma, stanno viaggiando, hanno viaggiato ver veramente forte. Pensiamo insomma, a quanto ci voleva una volta e quanto ci vuole adesso, eh, quindi. Sull'altro versante sono andati, probabilmente perché ci sono state delle sinergie, o non so per quale motivo, comunque sono andati molto rapidi. Dalla parte di qua, è anche un intervento più, forse più complesso, si è un po' tutto arenato negli ultimi anni. Sì, ehm, diciamo la, la parte infrastrutturale è fondamentale, perché poi parliamo naturalmente di sviluppo dell'economia. Parliamo eh, oggettivamente, ci preoccupiamo appunto di, di dare una, uno sviluppo al turismo, ma dobbiamo prima di tutto. Eh, essere coscienti che se non avviene un, un salto vero nell'offerta diciamo, che possiamo dare per i nostri territori e far vivere i nostri territori, questo, le infrastrutture sono la parte principale e determinante, davvero tutto rischia di eh, così affossarsi un po'. Eh, la mh, Due Mari sul tratto diciamo, senese guarda verso il Grossetano, eh, gli ultimi due lotti da completare, che sono quelli appunto relativi a mh, Civitella Pagano che è già andato in asta, quindi il bando dovrebbe effettivamente partire in tempi molto brevi. Rimane ancora ehm, fermo il tratto invece che va da Ponte Macereto fino a, a Orgia, quindi l'ultimo tratto poi per completare il, il percorso tra Siena e Grosseto. Quindi in questo diciamo, se non altro abbiamo una chiarezza un po' più sui tempi anche se, se come dicevo l'ultimo tratto, l'ultimo lotto deve partire è molto più preoccupante diciamo, il lato retino, quindi senese retino che invece ancora non, non ha nessuna risposta, nessuna proiezione sulla, sulla possibilità appunto, di, di essere completato in tempi diciamo brevi ma insomma almeno nel medio periodo e questo effettivamente è molto preoccupante e qui cercherà la Camera di poter eh, così, eh, incidere il più possibile per quanto potrà, insieme anche alle altre Camere, perché ricordiamo che eh, questi, queste grandi opere non riguardano solo il territorio in senso stretto della Camera o della provincia su cui insistono, ma riguardano aree ben più vaste e sulle quali l'attenzione è fortissima anche da parte appunto, di altri territori. Eh, accanto a questi ovviamente rimane sempre aperto, meno sentito sull'Aretino ma sul lato senese moltissimo, il, la carenza infrastrutturale sotto l'aspetto ferroviario che effettivamente è per Siena davvero insostenibile. E, e, e devo dire che tutti, eh, tutti i territori hanno la necessità di un adeguamento il più rapido possibile invece per l'infrastruttura digitale, che è quella poi, su cui poi si poggiano quei servizi di cui abbiamo parlato finora e di cui le nostre imprese, ma anche i nostri cittadini, devono poter eh, confidare per una, uno sviluppo e, una, il, e un tenere il passo diciamo, con quelli che sono ormai delle, degli appuntamenti indefettibili con eh, la modernità e il confronto con gli altri territori. Proprio dal punto di vista del ferroviario eh, c'era stata no, quell'ipotesi della, della famosa stazione, cioè replicare no, la stazione Medio Padana in Salsa, eh, arettino Senese, perugina mm, ma non si sì. è trovato un accordo, soprattutto perché per Siena sarebbe stato complicato raggiungere no, l'ipotesi che si era fatto eh, dell'immediata vicinanza qui ad Arezzo, zona no, Rigutino. Sì, eh, diciamo, questa era una delle ipotesi che si erano presentate. Diciamo, ad Oggi quello che avremo eh, sarà la possibilità, almeno sperimentale per eh, alcuni mesi, eh, di utilizzare la stazione di chiusi per eh, una, almeno una fermata del, per l'alta velocità. Quindi inizierà con questa estate, con la prossima estate, ovviamente vedrà coinvolti tutti i territori limitrofi eh, per cercare di eh, misurare, ovviamente quindi anche di promuovere un numero minimo appunto, di... E di passeggeri che sono quelli a cui sappiamo eh, ovviamente il, la gestione ferroviaria è interessata per poter mantenere fermata una fermata o più fermate su, su una determinata stazione. Mi sono sempre chiesto poi una, quella che è la concorrenza, cioè se per Trenitalia magari non è non lo so, economico no? aggiungere queste fermate ulteriori a quelle delle grandi città. Invece per un operatore come Italo potrebbe essere anche commercialmente interessante dare un servizio diverso e quindi abbracciare un'utenza più ampia. Sicuramente vanno percorse tutte le, le possibilità e tutte le potenzialità, quindi nessuno escluso e credo che si debba davvero parlare con tutti gli operatori. Eh, oggi ovviamente come dicevo quello che abbiamo è questa comunque questo prospetto di che, mh, nel breve periodo, perché quindi comincerà tra pochi mesi di questa sperimentazione che speriamo di anche frutti interessanti per, eh, per dimostrare che c'è un territorio che poi utilizza in modo fattivo questa, questa opportunità. La pausa e poi le conclusioni. Ultima parte dalla Casa dell'energia di Negozio Bianco, allora Fabio Moghi. Sì, eh, abbiamo toccato dei temi molto interessanti, quindi anche il Presidente e il Segretario Generale si sono riferiti prima alla formazione e all'importanza appunto dell'incubazione di impresa. Ecco io volevo dire che all'interno di questo progetto che è Casa dell'Energia Urban Center di Arezzo oggi la parte di incubatore di impresa, quindi di hub per quanto riguarda start-up giovanili e giovani professionisti sta crescendo in maniera esponenziale. Quindi abbiamo più di 20 unità, più di 20 professionisti e più di tre start-up di impresa che si trovano all'interno dell'immobile. Abbiamo sviluppato un sincretismo con la biblioteca di Arezzo, perché questo mi sembra una cosa interessante, cioè di mettere a disposizione all'interno della Green Energy Gallery dei manuali che sono circa 500 volumi direttamente dal prestito bibliotecario e dalla consultazione anche in loco, che quindi forniscono anche diciamo, un'alia di informazioni interessante e che in qualche modo contribuiscono al, al progredire dell'informazione e della formazione, perché secondo me come hanno anche ricordato eh, il Presidente e il Segretario Generale prima, la formazione diciamo, è la chiave anche per il successo delle future generazioni, per la crescita di impresa. E poi sempre in questa tematica, in questa direttrice c'è una possibilità diciamo, di collaborazione che ancora non si è sostanziata con la Fondazione ITS Energia Ambiente, di cui appunto il Presidente Francesco Macri, che diciamo, hanno annunciato una possibilità di eh, tenere all'interno di, di questi locali dei corsi di formazione per la nascita di queste nuove figure professionali in ambito di energia, quindi Energy Manager, ottimizzazione della fase produttiva e... Eh, riduzione dell'impatto ambientale dell'attività di impresa, insomma che questi sono nuovi settori che ancora in Italia non sono diciamo, decollati eh, in maniera piena, ma che sicuramente hanno una possibilità di creare eh, appunto employment, quindi creare nuovi posti di lavoro che è anche interessante. Insomma. Eh, quindi io credo che sia centrale, queste tematiche siano centrali, come sono state anche ricordate. Insomma io chiedo, come ho chiesto anche prima, che, eh, che poi diciamo, mi sembra di aver trovato terreno fertile insomma, un aiuto al settore giovanile. Qui ad Arezzo, anche come diceva prima David, eh, la perdita diciamo, di eh, abitanti, tra virgolette, è anche una fuga diciamo, di persone diciamo, che si aggirano all'interno della mia età. Molti sono andati, sono dovuti andare in altre città, in città più grandi, per esempio come Milano, Firenze o comunque città del nord Italia per cercare un, uh, di trovare lavoro sostanzialmente, quindi cercare una risorsa. Ecco, io credo che il, uh, la chiave sia anche quella di riportarsi lì indietro, cioè riportarsi la forza lavoro giovane e riportare potenziali imprenditori, potenziali cervelli, diciamo inteso in senso ampio, riportarli su questo territorio, farli lavorare, farli sviluppare, dargli rete e crescere, diciamo ritornare a una provincia. Eh, una regione e una città quindi a livello apicale un'ultima domanda al presidente, eh, la devo fare su Arizzofiere, lei si è trovato questa, questa situazione, adesso c'è una diciamo c'è stato un. Un'evoluzione con le dimissioni di Boldi, quindi è quello che è accaduto dopo, siamo anche alle porte ormai con, con Oro Arezzo, ecco, come presidente ho preoccupato, è una situazione che si può recuperare e, e può riprendere centralità questa struttura la Fiera di Arezzo è un'opportunità che deve essere assolutamente valorizzata, ovviamente anche più di adesso. Sappiamo quanto sia importante la Fiera nel settore Orafo, ovviamente sì, siamo alle porte tra l'altro, abbiamo conferma di un impegno fortissimo da parte del gestore della Fiera, quindi di IEG, che conferma non solo la sua volontà ma anche il suo come dicevo, impegno per una riuscita eh, anche se possibile maggiore anche sulla scorta di quello che è dei primi segnali che sono avuti anche dalla fiera dell'oro tenutasi a Vicenza poche settimane fa e dal quale appunto si sono registrati eh, anche sentendo le imprese perché poi sono loro che al meglio possono rappresentare quello che è il termometro del mercato quindi è un settore che comunque eh, ha dato davvero segnali di vitalità, quindi in questo ovviamente la centralità della Fiera Orafa all'interno del quartiere feristico deve essere sicuramente mantenuta, ma eh, confidiamo e ovviamente il nostro impegno sarà quello proprio di far vivere anche molto di più eh, con manifestazioni e iniziative che eh, oggi mancano, comunque non, non riempiono diciamo, temporalmente le opportunità e le potenzialità di questo centro che ricordiamo è il più moderno e anche il più grande anche sotto l'aspetto congressi da Firenze fino a Roma eh, che ha un ottimo posizionamento sull'infrastruttura anche quindi per raggiungere la logistica eh, di cui è dotato ecco credo che abbia davvero eh, meriti di avere una, uno sviluppo ancora più intenso e importante sul quale ovviamente la Camera sarà sempre impegnata e sarà sempre di più impegnata perché Ovviamente crediamo, eh, le nostre categorie, i nostri settori, i nostri distretti credono in questo. Quindi l'impegno che, che stiamo mettendo e che confidiamo i nuovi amministratori eh, stanno mettendo e metteranno per questo sia, sia massimo. Quindi su questo ovviamente abbiamo molte aspettative e siamo impegnati a far sì che insomma, quello che nelle nostre potenzialità possa essere fatto e possa essere garantito. Davide, fine? Sì, no, velocemente. Allora, Arezzo ha sempre vissuto nel rapporto con Siena un po' eh, questo scontro, tra virgolette. E negli ultimi tempi, mh, prima c'è stato l'accorpamento delle multi-utility e la sede è stata portata a Siena. Poi c'è stata la, la creazione di questa Aslona, che effettivamente... Sì. È stata sofferta molto dagli aretini, ma non a caso. È, è una realtà. Oggi, oggi eh, le operazioni più delicate, più importanti non si fanno più ad Arezzo, ma tocca andare a Siena. E io proprio in questi giorni ho delle persone che conosco che devono sottoporsi a questo tipo di operazione. Vi garantisco che il disagio per, eh, anche per tutta l'attività d'accertamento precedente all'operazione è enorme. Quindi ora mi chiedo... E quindi l'unione di queste due camere di commercio eh, inizialmente era stata vista un po' come una compensazione per Arezzo, eh, ma ecco poi ci siamo trovati il presidente senese e quindi le volevo chiedere: è l'ulteriore colonizzazione in senso buono dei <ride> Siena su Arezzo oppure c'è da sperare che c'è invece una compensazione per Arezzo? Sì. Naturalmente, io credo che ma questo debba nel essere. senso buono, non mi fraintendete. No, 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 eh. Questo deve essere eh, quello che eh, poi dopo avvertono e percepiscono veramente le imprese, i nostri utenti e soprattutto anche comunque la comunità alla, alle quali ci riferiamo. Ovviamente quello che noi cerchiamo di fare, è, come dicevo, indipendentemente da poi da chi lo fa, lo faremo eh, un gruppo di persone, lo facciamo con un gruppo di persone che siamo ovviamente senesi e, e aretini insieme, eh, cercando appunto davvero di trasferire, di trasformare, di tradurre in azioni concrete per, perché non ci siano quei disagi, perché poi anche quando sono stati elencati appunto i disagi che queste eventualmente aggregazioni comportano, ecco, bisognerà vedere proprio la prova provata dei fatti che questi disagi non ci siano, quindi che non sia solo una questione di bandiere che in questo momento riteniamo non, non, vissute, che non siano vissute così, almeno al nostro interno, all'interno del mondo economico da nessuno, o almeno ci sforziamo e di pensarlo e di, di tradurlo in fatti concreti. Per cui vorrei davvero sperare che non fosse vissuta così e non vorrei certo essere come un ostacolo affinché questo, questo possa essere così vissuto e così, e così considerato. Ecco, vi chiediamo solamente di provare un po' di tempo e capire davvero quello che possiamo fare e possiamo in qualche modo mettere in campo per le imprese, le nostre imprese che sono nostre, sia che siano di Arezzo che siano di Siena. Dottor No, io vorrei soltanto aggiungere che la governance della Camera di Commercio è comunque rappresentativa in assoluto equilibrio dei due territori, come dicevo prima già le prime azioni che abbiamo intrapreso insieme sono su una linea di continuità e di attenzione ai due rispettivi territori, quindi già il punto di partenza è caratterizzato da equilibrio, continuità con le azioni che si facevano prima sui due territori e attenzione massima ai due territori di Arezzo e di Siena. Prossimità dei servizi, quindi abbiamo cercato di impostare questo percorso che non è semplice e complesso, ma con dei, con dei paletti che ci siamo dati ecco, di attenzione, ripeto ancora una volta, di continuità, di presidio dei due territori. Grazie al presidente Massimo Guasconi, grazie a Giuseppe Salvini, buon lavoro. E poi sicuramente nei prossimi mesi ci rivedremo. Grazie a Fabio Mori, a David Faltoni. Grazie ci vediamo tutti. la prossima settimana.